Buongiorno, allora oggi volevo parlare della vendita per corrispondenza. Tanti appassionati comprano chiedere per corrispondenza perché le Phalaenopsis, le cose più comuni le trovate in giro dappertutto, le cose un po' particolari non si trovano nei garden normali, non si trovano al supermercato, ci sono pochissimi coltivatori un po' fuori di testa come me che le coltivano, per cui chi è lontano le ordina per corrispondenza. Ecco, voglio dire un paio di cose. È successo qualche anno fa che una signora ha comprato delle ordinato delle piante per corrispondenza, mi ricordo era a metà ottobre. Tra le altre c'era la bletilla, che a metà ottobre comincia a diventare foglie secche, a ingiallire, a seccare, perché d'inverno perde le foglie, resta solo la terra. E c'era delle miniature tipo la Driadella et Valli, una pianta grande presso poco così, che fiorisce così. Questa qui è una Mars de Valli più grossa, però perché adesso non c'ho la Driadella et Valli per farvi vedere le dimensioni. E questa qui, quando è arrivata le piante, mi ha telefonato incazzata che gli ho mandato le piante morte, la bletilla, perché perde le foglie, e delle piante appena nate. E magari quella lì è grande così. Cioè, questa qui ha ordinato le piante senza sapere cosa ordinava. Prima di ordinare le piante, cercate di documentarvi, di sapere cosa andate a comprare, di sapere che esigenze hanno anche queste piante. Oltretutto, documentarsi sulle piante che volete acquistare, sulle piante che vi piacciono, è un passatempo piacevolissimo. Ma io tutti i momenti liberi che ho di tempo sto lì a guardare, cercare notizie sulle piante. Poi troverete anche cose discordanti, perché se prendete per esempio tre libri, è abbastanza normale che tante cose trovate in un libro in un modo, in un altro libro in un altro modo, in un altro libro in un altro modo. Questo perché? Dato che non è una scienza esatta la coltivazione delle orchidee, dipende dalle esperienze che hanno fatto i vari autori. Diciamo che generalmente si sa che le Phalaenopsis vogliono caldo, il cimbidium fresco, le Phalaenopsis ombre, il cimbidium tanta luce così, le esigenze generali. Poi ci sono tante cose che invece sono un po'. Documentatevi prima, è importantissimo che sappiate cosa andate a comprare, se avete le esigenze giuste per questa pianta. Se non avete caldo, è inutile che prendete piante da caldo come le Phalaenopsis, perché queste sono piante da caldo. Se invece non avete freddo, è inutile che prendete piante da freddo come il cimbidio, come il papiopedilum da freddo, perché sono piante. Dovete prendere le piante che siete in grado di coltivare. E comunque documentatevi, perché è bellissimo anche documentarsi sulle orchidee che si avrebbe piacere di avere. Come dicevo, le informazioni che trovate sui libri, in internet, così non sono mai tutte uguali. Tenete presente appunto questo fatto qui, che le cose generali, grosso modo, sono tutte uguali, poi ci sono tante differenze su tante cose che dipende appunto dalle esperienze di base. Perché non c'è Franco Pupurin, che oggi è un italiano che vive in Costa Rica dal 1997 ed è uno dei più grandi esperti di orchidee al mondo, una delle massime autorità nel campo delle orchidee, è uno che veramente ne sa, e lui dice sempre: con le orchidee più ne sai e più ti accorgi che non sai niente. E se lo dice lui, che è uno che ne sa, figuratevi io o tanti altri. Ecco, quello che volevo dire è che, per esempio, poi adesso recentemente c'è una signora che mi ha detto che mi ha dato le piante sporche e secche. Ultimamente sarà mica perché c'è dendrobium pilaridi che c'è i rami secchi, perché è normale che ha rami secchi, perché queste piante qui poi in autunno, la stagione secca, non si bagnano più, perdono completamente le foglie, restano quei rami nudi che poi fiorirà sui rami nudi. E perché bisogna documentarsi. E poi le foglie sporche capita spesso perché noi coltiviamo usando l'acqua dell'acquedotto, che ha un pochettino di calcare. Il mio tecnico dice che è tollerabilissimo, e per cui abbiamo un po' di aloni di calcare sulle foglie. Quando lo spediamo cerchiamo di pulirle, magari qualche pianta ci scappa e resta un po' di calcare. Però non è che sia anzi, potrebbe essere un pregio questo, perché oggi i grandi coltivatori usano tutti l'acqua ad osmosi inversa, cioè è una specie di filtrazione che si ha in acqua paragonabile quasi all'acqua piovana, cioè a salinità quasi zero. Se prendete delle piante che sono state coltivate con l'osmosi inversa, sono abituate con l'acqua migliore che ci sia. Se poi voi non avete l'osmosi inversa, queste piante avranno
avrà un piccolo shock, mentre quelle che sono coltivate, noi abbiamo un pochettino di calcare, così sono già abituate. E se poi uno ha l'osmosi inversa, diranno: oh, che bello, andranno a migliorare. Se invece non ce l'ha, l'acqua normale o l'acqua con un po' calcarea, sono già abituate e avranno meno problemi. Ecco, questo volevo dire. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma per questa volta mi fermo qui. Quando comprate per corrispondenza è importantissimo che sappiate cosa comprate. Documentatevi sulle piante che oggi con internet è facilissimo trovare un sacco di informazioni. Documentatevi bene prima di comprare piante e accertatevi. Non è abbastanza che uno guarda la foto, che bella questa, prendo questa. Accertatevi se avete le condizioni per coltivare questa pianta. Se non avete caldo, non prendete piante da freddo. Cioè, se non avete caldo, non prendete piante da caldo. Se avete invece caldo, non prendete piante da freddo. Ecco, cioè, se avete tanta luce, va bene. Se non avete tanta luce, o mettete illuminazione artificiale. Abbiamo fatto un po' di video sull'illuminazione artificiale. Insomma, è così, via. Ok.